Il 3 di novembre, mentre gran parte d'Italia era travolta dai danni del maltempo, a Sala Consilina, in provincia di Salerno, Violeta Senchiu, di origine romena, veniva bruciata viva dal suo convivente. Vogliamo ricordare la storia nel giorno del suo funerale, dove è andata Valeria Collevecchio. Lei diceva che andava tutto bene, che aspettava che cambiava qualcosa, che andava tutto bene. Poi non è cambiato nulla. Poi una sera Gimino Chirichella, il compagno, un pregiudicato, forse al culmine di una lite, ha preso la benzina e ha bruciato tutto. Violetta è morta in quell'edificio. Il fumo era evidente che usciva dalle finestre, dai balconi. Violetta aveva solo 32 anni, è morta per ustioni dopo 20 ore di agonia qui, dove qualcuno ha portato un mazzo di fiori. La chiesa è piena di gente, tutto il paese è venuto a salutare Violetta, in prima fila i suoi tre bambini e la madre, Lilli, in ginocchio davanti alla bara che si dispera. Alla fine un lungo applauso accompagna l'ultimo viaggio di Violetta. Tutti qui si fanno la stessa domanda. La morte di Violetta, secondo lei, si poteva evitare? Abbiamo attivato un centro antiviolenza perché ci sono tante donne che anche per una questione culturale non denunciano le violenze che hanno subito. Certamente nessuno si può sentire immune da colpe. Un dramma, quello di Violetta, di cui non ha parlato quasi nessuno. Se fosse stato il contrario, cioè Violetta italiana e insomma l'altra parte straniera, qui forse sarebbe stata una risonanza diversa, lo stesso dramma con interpretazioni diverse.